Cos'è un CRM? È un software, una piattaforma che può riguardare l'automazione delle vendite in un'azienda, ma anche le modalità per interagire al meglio con i clienti, anticiparne le esigenze e superarle. Come? Raccogliendo ogni informazione possibile attraverso ogni canale possibile, a partire dalla gestione dei reclami per passare a quella dei suggerimenti. Tua, l'azienda di trasporto unico abruzzese, è a questo che punta, dotandosi di un nuovo CRM firmato dalle società leader Salesforce e Almavir. Una relazione continua per poter raccogliere immediatamente tutte le istanze, addirittura quelle più particolari. Questo che cosa significa? Che attraverso queste informazioni le aziende possono costantemente migliorare, come una specie di miglioramento continuo, no? I giapponesi lo chiamano Kaizen, cioè lavorare quotidianamente a fine di mettere a punto più cose possibili e più disfunzioni possibili. Tramite dunque questa piattaforma tu adesso è in grado di gestire le richieste in arrivo e di fornire un riscontro immediato all'utente in caso di necessità. Da qualunque fonte arrivi la comunicazione, compreso per i più datati il vecchio e caro canale telefonico. Anzi, nell'occasione tua ha annunciato il nuovo numero, che è 800 14 28 80, cui rivolgersi per collaborare con critiche e suggerimenti con tua. Si tratta di codificare tutti i processi con i quali l'utente comunica, che non sono, ripeto, solamente digitali, perché è rimasto anche il numero. La differenza è che il numero di telefono si connette alla serie degli strumenti e quindi accede e alimenta la stessa banca dati. Quella è la differenza, è l'omnicanalità e l'unicità e l'azienda data driven, quindi, che parte ed interviene sulle lamentele e cerca di profilare gli utenti sulla base delle esigenze. Insomma, l'utente da cliente si trasforma quasi in, tra virgolette, socio, può aiutare chi gestisce il suo mezzo di trasporto a migliorarsi, perché sia le critiche che i suggerimenti servono proprio a questo. Quello che diventa centrale è l'utente, quindi è l'utente con i suoi problemi che vengono mappati, perché scopo poi di questi elementi, di questi sistemi, è di eliminare il problema che viene chiamato, e l'utente che acquisisce una sua storia, diventa non un numero ma diventa una risposta da dare, ed è lo stesso utente con qualunque canale si approcci.